L'Argentina, sicuramente una grandissima soddisfazione, una grande emozione anche vedere un papa latinoamericano, un papa che ha parlato ai suoi fedeli con grande umiltà, semplicità, con il cuore. Sì, devo dire che io ho ascoltato, ho seguito quando è uscito il fumo bianco, come tutti ero attaccata alla TV per vedere quale papa sarebbe stato scelto. Non pensavo veramente a un papa latinoamericano. Quando hanno detto il nome, lo stesso silenzio della piazza c'è stato a casa mia. Che impressione le ha fatto? Mi è piaciuto molto. Avevano detto che era vicino al popolo, che andava nella Villa Miseria, dove c'è la gente veramente povera, che si muoveva in metro, che era molto amato dai suoi sacerdoti, molto umano. L'impressione è stata ottima. Bene, va bene. Cosa che le è piaciuto? Tutto. Quando si è presentato e il discorso. Sono contento, mi aspettavo solo una persona più giovane, ecco. Cioè, mi aspettavo una persona un po' più giovane, ne abbiamo parlato tanto, però può anche darsi che sia uno che metta a posto un po' le cose. Va bene, un gesuita, va bene. Ci vuole molto rigore adesso nella Chiesa, perché Wojtyła ha riempito le piazze e gli altri hanno votato le Chiese. Come persona mi è parso semplice, brava, semplice, sì. Erano tutti soddisfatti, sì, erano soddisfatti perché dà una buona impressione, insomma, umanamente secondo me c'è come persona, vediamo poi. Un po' freddo. C'è stata molta freddezza quando hanno detto il nome. C'è stato un momento che la folla non diceva niente, assolutamente. C'è stata molta sorpresa. Sì, una sorpresa, perché forse si aspettavano un italiano. Vedremo. Una bella sorpresa.